grande designer e soprattutto una grande ditta italiana, una gloria del Made in Italy. Ciao. Ciao Paolo. Bentrovati. Ciao. Ciao Alessandro Rosa. Un onore, piacere. Da dove arrivi? Da Forlì. Io sono un consulente finanziario con la passione dell'arte, arte moderna, design, antiquariato. Ti piace più la consulenza finanziaria o l'arte? L'arte. Era ovvio. Però si può unire, ci possono unire due cose. Sì, non ce la vai a consigliando di investire in arte. Ah, in questo senso. Ah, sì, certo. Direi che è un ottimo investimento, per il cuore. Sei nel posto giusto, Paolo. Che cosa ci hai portato? Hai visto? È una cosa apparentemente banale nell'uso che ha un cestino col posacenere sopra, ma racchiude in sé lo spaccato d'arte e design degli anni 60-70, sia perché l'autore che l'ha disegnato, poi soprattutto per la ditta che l'ha richiesto, che per me è una delle glorie italiane del secolo scorso. E qual è? Olivetti. E dove l'hai trovato? Io sono appassionato di fiere e mercatini. Avevo sempre visto la parte superiore, che è il posacenere. E poi invece dopo in un angolo c'è anche un altro pezzo che io non avevo mai visto, poterlo vedere integro e tutto intero non è facile. L'hai usato questo? No, anzi la particolarità è che non è mai stato usato. Alessandro, ci dai delle informazioni? Sì, ve le do volentieri, sono oggetto Olivetti, è un gettacarte con sopra un portacenere che si può sollevare e poi svuotare, questo è composto da due parti e si svuota. Allora, questo è stato prodotto per Olivetti Synthesis. Questo gruppo di lavoro di design straordinari era coordinato da Ettore Sozzas, che è stato legato a Adriano Olivetti per circa una ventina d'anni, quindi tantissimo. Olivetti Synthesis realizzava mobili per ufficio, quindi scrivanie, schedari, armadi, cose che noi vediamo, magari vediamo più scontati perché hanno veramente avuto una diffusione straordinaria. Moltissimi uffici, insomma, negli anni 70 avevano questo arredo Olivetti. Questo è in ABS, ha una costruzione molto bella, lo vedi immediatamente, che è una realizzazione di una mente particolare. ABS? Sì, è questo particolare materiale di plastica che è molto resistente, molto duro. Ed è stato usato questo? Io ne ho visti molti di questi, però sai, hanno tutti dei difetti, un colpo, perché questo lo sollevavano, cadeva, o graffi o difetti. Questo è veramente in perfette condizioni. Spesso, solamente questo pezzo qui stava sulla scrivania. Allora, questo oggetto l'ho tenuto in questi anni, è stato in mio possesso come un'opera d'arte, sotto un plexiglass nel salotto. Paolo, secondo te quanto vale? Guarda, io non l'ho più visto intero in altre parti. Posso dirti questo, se lo vedessi in un negozio, in un mercatino, a 150-200 euro, mi comprerei ancora. Vogliamo chiederlo ad Alessandro. Quanto può valere per lei? Allora, guarda, vale un po' di più di quello che pensi, sì. Perché è diventato raro ed è soprattutto questo, in particolare, in perfette condizioni. Credo che realisticamente valga 250 euro. Direi che è un ottimo, un ottimo prezzo, poi con mercanti, vabbè. Ma certo, cerchiamo di piacere sicuramente a tutti questo, lo ma credo che chiunque abbia un minimo di senso estetico, senso artistico, posso piacere. Vabbè. Bene, Paolo, ci vediamo dopo in sala. Piacere. Piacere mio. Grazie. Ciao Paolo, ciao. La valutazione è andata anche oltre le mie previsioni, spero che con i mercanti vada ancora meglio. Allora, è inutile perdere tempo. Chiamo il prossimo venditore che si chiama Paolo. Oh, che nome bellissimo. Che bel nome. Paolo, Paolo, eccolo, che bel nome che c'hai. Ti presento i nostri mercanti. Ben trovati. Ciao, Rosati. Ciao, Paolo. Paolo, ho capito cos'è? Dimmi. Anch'io. Ah, sì? Sì. Olivetti? Sintesi. Ettore? Sozzas. Colore? Bordo. Grigio. Io, avuti di tutti i colori. Io, amante.